Saranno le colline di Bassano e Marostica ad ospitare il 22 e 23 giugno i campionati italiani di paraciclismo. Oggi la presentazione ufficiale alla presenza di una valanga di medaglie mondiali ed olimpiche. Tra loro un testimonial d'eccezione, Alex Zanardi, pronto a sfidare le nostre strade per mettere al collo l'ennesima medaglia di una carriera strepitosa. Perché non ci sono dubbi, l'uomo da battere è lui. È uno di quelli che sicuramente darà il più possibile filo da torcere ai propri avversari. Detto questo, è una grande occasione, una bella opportunità, peraltro vicino a casa, perché io bolognese d'origine ma oggi vivo a Padova, quindi a Bassano faccio veramente presto ed è un posto magico dove si respira ciclismo, davvero c'è grande passione, immagino anche ci sarà grande partecipazione da parte del pubblico, quindi non vedo l'ora. Sarà forse anche per testare i possibili percorsi tricolori, ma più volte Alex è stato visto allenarsi nel bassanese. Sì, ogni tanto parto, non faccio proprio il costo, però qui da Marostica vado su verso Asiago, è un modo anche per scaldarsi, visto che d'inverno in salita perlomeno si risolve il problema del freddo, perché si fa fatica, ma non c'è quell'aria in faccia così pungente, quindi vengo spesso, sì, effettivamente. Inevitabile chiedere a Zanardi di quanto accaduto pochi giorni fa a Manuel Bortuzzo. Il fatto che un ragazzo di poco più di 20 anni come Manuel Bortuzzo sia incappato in questo ostacolo è la vera tragedia, è l'ingiustizia che lui dovrà affrontare. Sono felice che da subito lui abbia avuto questa reazione e credo che insomma non gli mancherà occasione, se voglia di cercarla, anche di trovare ispirazione. Chissà mai anche nei ragazzi che fanno sport nel movimento paralimpico. E chissà che proprio Manuel il prossimo giugno non possa essere almeno sugli spalti delle competizioni tricolori ospitate tra Bassano e Marostica.